Finalmente siamo riusciti a sfatare il tabù San Nicola, era diventata una barzelletta. E come avevo detto ai ragazzi, oggi doveva essere il giorno delle prime volte. Primo gol in casa, prima vittoria e alla fine sono stati grandiosi. Hanno dimostrato di volere a tutti i costi questa vittoria, siamo partiti fortissimi, siamo andati in vantaggio fino al primo tempo, poteva essere più rotondo, però è stata una partita giocata veramente bene, con spirito di sacrificio e alla fine è meritata. Sono contento appunto per Ridwan che ha avuto un periodo di adattamento, adesso sta tornando il ritorno che conosciamo, ha fatto un grandissimo lavoro e poi è stato premiato con il gol. Poi Minesso è un ragazzo che conosco da una vita, quindi sapevo i suoi valori e ha meritato appunto anche lui, se lo meritava questo gol. Quindi sono contento per la squadra, chi è entrato, ma soprattutto per l'intero gruppo. Ho la fortuna di avere un gruppo importante, un gruppo che sta dimostrando che vuole a tutti i costi ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissati. Ora però dobbiamo adattarci e cullarci su queste due vittorie. Sappiamo che domani è già un'altra giornata e dobbiamo cercare di mantenere questa attenzione, cercare di curare più energie possibili, fisiche e mentali soprattutto, per affrontare un'altra battaglia giovedì. Sono contento perché i tifosi non hanno mai fatto mancare il loro apporto dentro e fuori, è qualcosa di incredibile, quindi sono contento che abbiamo regalato questa gioia. Poi in una partita del genere contro la Juve è sempre un suo fascino. Quindi sono contento e se lo meritano. Vinciamo, godiamo di questa vittoria quest'oggi, domani già dobbiamo cancellare tutto perché sappiamo che giovedì affrontiamo una squadra importante come la Casertana, fuori casa, e non dobbiamo fermarci adesso, dobbiamo cercare di recuperare più energie fisiche e mentali per cercare di non fermarci. Lunga, lunga, questo è un periodo bello stressante, però siamo pronti e non ti ripeto, dobbiamo ragionare partita dopo partita e vedere dove possiamo arrivare, cosa possiamo fare.